Bentornati al nostro salotto. Oggi con me c'è un attore, si chiama Guido Marcellini. Ciao Guido. Ciao, ciao. Guido, io vorrei introdurti dicendo che sei uno dei personaggi più simpatici del nostro territorio. Chi non fosse d'accordo, come potrebbe commentare? Che probabilmente sarei un antipatico, non so. No? Te lo so dire. No, vabbè, della serie che faccia un po' come vuole. Faccia come vuole. Esatto, tu ma sei... Sai, nella vita abbiamo sempre un partito a favore e un partito contro tutti, no? Sì. C'è chi ti ritiene una persona simpatica, c'è chi ti ritiene un antipatico, certo. Chi ti ritiene molto sociale, gli altri asociale. È normale. A seconda. Delle Infatti persone. Ho deciso... Così, mentre ti guardavo, di aprire con una provocazione, perché ho detto una delle risorse principali di Guido, beh, il fatto che è uno che c'ha sempre la battuta simpatica, ironica, che poi sei uno spontaneo, che non sta lì a macchinare chissà quale risposta, commento, sei uno che è di getto. Secondo me a volte tu un po' ti devi trattenere. No. Sì, però vedi, avere la battuta simpatica o... essere pronti alcune volte è uno svantaggio, eh? Sì. Sì, perché chi ha la battuta simpatica ad alcuni può essere simpatico, ad altri può rimanere antipatico. Vabbè, certo, rimaniamo sempre in questo ambito, no? Siccome che il mondo oggi è un po' strano, chi ha la battuta sincera più che altro non è ben visto. Io sono una persona diretta. Certo, ma tu dici che questa è la fase storica in cui vince la formalità contro la spontaneità? Credo di sì, credo di sì. Ma si diverte la gente ancora quando viene? Mi diverte là? Si diverte in genere la gente. Si diverte? Sì. Però bisogna saperla far divertire la gente. Oh, e qui arriviamo a una delle tue principali... funzioni, se così la vogliamo chiamare, perché io credo che poi ognuno di noi durante la propria vita emerga, riesca ad emergere con una specie di missione che sapeva da tanto tempo di avere dentro di sé, solo che poi sai, ci vuole un po' di tempo, un po' di esperienze per maturare proprio la convinzione e uscire fuori con quell'arte, con quell'atto creativo, artistico. E tu sei un attore. Sì, ma io non ho mai pensato di avere delle qualità. Si nasce con queste cose. Insomma. Quando hai cominciato a far teatro? Ma io ho cominciato nel 1968. Avevo, non si dice l'età. Ma sì. Ma avevo 20 anni. Perfetto. E ho cominciato con, per caso, no? Con Aldo Vella, che è stato il mio maestro e che saluto in un modo affettuosissimo. Certo. Perché ogni volta che vedo Aldo Vella, per me è rivivere un periodo meraviglioso della mia vita e lo devo ringraziare sempre, perché poi mi commuove. È una persona che è riuscita a tirarmi fuori delle sensazioni meravigliose. E esordì al Teatro Flavio Vespasiano nel 1970. Tanta con la morsa di Pirandello. Ah. E dopo 24 giorni il maestro Aldo ci fece interpretare la giara di Pirandello. Ah, però. In un teatro stracolmo, c'erano tantissime persone, e prima di che il teatro, il sipario si aprisse, qualcuno mi disse: ma sei emozionato? Sì, ma io non sono stato mai emozionato, cioè non ho avuto mai questa ansia, no? Da spettacolo. Beh, sono andato sempre tranquillo. Ma secondo te è una cosa positiva o negativa? Ma alcuni dicono che è positiva, altri dicono che è negativa. Io non lo so, io vado lì e quando si apre il sipario sono a casa mia. Cioè, nel senso, non ho assolutamente nessuna. È la prima volta che mi capita di sentire una cosa del genere. A me non so per quale motivo, io vivo anche di cose molto così, prima impressione. Tu sei una persona di fatto comunque pacata. Può darsi che tu non abbia bisogno di esternare anche con te stesso chissà quale batticuore? No, beh, batticuore
non potrei né vorrei averne, perché siccome ho 9 stent nel cuore, quindi, vabbè, lasciamolo buono, no, è meglio che il batticuore lo prendano altri, quindi devo essere calmo per forza. Però a me lo spettacolo, il teatro è uno stare a casa, come vi dicevo, non mi dà particolari emozioni. Forse sono emozionato quando prendo il lavoro in esame, che lo leggo, sto insieme agli altri. Durante le prove sì, sono emozionato, ma quando una persona crede di aver fatto e crede profondamente nella cosa che fa, e quando va in scena praticamente è tranquillo di aver fatto un lavoro coscienziosamente, minuziosamente, caparbiamente. Certo. Perché devi avere emozioni? Ma quando tu onestamente hai lavorato per dare lo spettacolo al pubblico. Non siamo tutti uguali però, Guido. Io nella maggior parte, sei veramente un'eccezione, perché tutte le persone che devono presentarsi, che ne so, davanti al pubblico, devono fare un esame, devono fare qualcosa di particolare, fare un incontro particolare, parlano sempre di una grande agitazione, di una grande emozione. Ma sai, io credo una cosa, che il pubblico che va a teatro paga regolarmente il biglietto, va lì per divertirsi, non viene lì per spararti, no, viene lì perché tu, no, devi dargli un servizio. Se loro vengono lì per divertirsi, oppure per assistere a un dramma, no, già sono predisposti di loro ad assistere a questa cosa. Per cui tu, se hai fatto il lavoro in un modo certosino, sei stato pignolo fino all'inverosimile, e sei tranquillo, il pubblico ti aiuta. Certo. Non è che il pubblico viene lì per spararti. No, no, assolutamente. La critica, la cosiddetta critica, sì, no, che oggi purtroppo non c'è più, perché beh, diciamo non di qualità. Non, ecco, di qualità, va bene. Io adesso non voglio fare qualità o meno qualità, perché, vabbè. Però la critica che viene ad assistere a uno spettacolo, è giusto che assista come critica a quello spettacolo, ma non credo che venga con la cattiveria di dir male di te o di fare altre cose. Sono cambiati i parametri, Guido, semplicemente perché adesso, come tu ricordavi, in questo frame degli anni 70, quando c'era il teatro pieno, c'era una certa atmosfera, diciamo che il teatro all'epoca era un riferimento importante per l'intrattenimento delle persone. Oggi c'è una grande dispersione, siamo abituati a sentir parlare un sacco di gente di come si esibisce quel tizio piuttosto. Allora lì ecco perché la critica è diventata un po' inquinata, e non so nemmeno se si possa più parlare di critica costruttiva. Mi sembra più che altro ci sono delle vere e proprie arene dove le persone non vedono l'ora di poter puntare il dito contro qualcuno, capito? Sì, ho capito, ma il tuo è un mondo a parte. Ci sono i critici ancora cosiddetti onesti, no? Alcuni. Sono onesti, ci sono i critici veri, ci sono i critici costruiti, ci sono i critici tanto per essere critici, c'è è un mondo variegato, no? Assolutamente. Ormai. Quindi, però diciamo che i veri critici fanno lo spettacolo, no? E se l'attore ha talento, è bravo, sa interpretare a scuola e tutto quello, il critico non può, no? Non può deragliare da certi binari. Certo che no. No, certo che no. Tu quindi sei anche un po', scusa, il riferimento all'interno della tua compagnia, di quella persona che sa essere anche rassicurante al momento giusto, prima ma di non andare tanto in scena. Davvero? Ma non tanto. Non vengono da te a dire Guido, no, adesso no, siamo sì, principali. Vengono, no. però quando c'è qualcuno che ha particolare emozione, viene lì a dirmi come faccio, come non faccio, è il solito consiglio. Guarda il pubblico, no? Negli occhi, respira forte e inizia a parlare, perché il pubblico ti aiuta. È mai successo di dover riempire un cosiddetto buco di memoria? Capita, no? Capita sempre. Sempre. Capita, ti dimentichi la battuta. Non è i buchi di memoria, ci sono che alcune cos'è? Volte sono trafori del Monte Bianco di e memoria. Che succede in quei casi? E succede che devi usare il mestiere. Devi prendere
devi prendere tempo, non farti accorgere che tu magari stai in una situazione un po' claudicante, e poi cerchi di riprendere la parte, apri tutti i tuoi cassetti della memoria e vai a prendere, no? E alla fine. Come tu dici, l'importante è trovare. L'importante è trovare la parola, no? Chiave. Importante, chiave che non metta in difficoltà chi ti è vicino. Perché se disgraziatamente tu non trovi quella parola chiave e quello non, no? E allora poi andiamo. La tragedia si trasforma in comicità. No? Mi riporta alla memoria un episodio di tantissimi anni fa, andai a vedere Franca Rame, che tanto bene, proprio nel bel mezzo di una scena, dimenticò una serie di cose da dire e ne fece parte dello spettacolo e tutto il pubblico, mi ricordo, a ridere proprio perché ammise con una certa schiettezza e simpatia. Ma è normale, no? Ma buttandola proprio in senso ironico. Stai parlando di Franca Rame, Stai parlando sto di una, parlando con la persona giusta. Stai parlando di una persona stratosferica. Stratosferica. Bella naturalezza, bella presenza. E il marito, padronanza. Stiamo parlando. Ah sì, Robetta, no? Così, certo. Stiamo parlando di Robetta. Sì, sai che io una volta ho parlato con Dario Fo? No, davvero? Sì, ho parlato. Raccontaci di quella volta in cui parlassi con lui. Ho parlato con Dario Fo perché c'era una commedia che noi portavamo in provincia. Si chiama Non tutti i ladri vengono per nuocere, scritta da Dario Fo nel 1954, appena aveva vinto il premio Nobel. E c'erano delle difficoltà in SIAE, no? Perché dicevano che noi non avevamo l'autorizzazione dell'autore per fare questa commedia. C'erano dei contrasti, ogni volta che si andava lì a pagare i diritti d'autore, per i pim, parapanto, eccetera. A un certo punto dissi all'agente del SIAE, se lei non può risolvere questo problema, no, parlerò io con Dario Fo. E se mo tu parli con Dario Fo, lo faccio, parlo, stia tranquillo che ci parlo. Mi misi sull'elenco telefonico. Ovviamente Dario Fo non c'era. No. E trovai una cosa a Milano, mi sembra in Corso Sempione, una cosa del genere, dove c'era una specie di ristorante, no? Con il nome di Dario Fo. Pazzesco. Prendo questo numero, compongo il numero e mi risponde una ragazza. Dico, buonasera, dico, vorrei parlare con Dario Fo. Dice, guardi, è uscito poco fa. Se fra un'ora, se mi lascia il suo numero, la richiamo. Mi sembrava, dico, ma Dario Fo è Dario Fo? Sì, è Dario. A un certo punto, dico, vabbè, sarà uno scherzo, pure io. Dopo un'ora precisa, squilla il telefono. Pronto? Sono Dario, buonasera, con chi parlo? Ma tu immagina che Dario Fo, premio Nobel, mi chiama, no? E io dico, buonasera maestro. Mi disse, ma io non sono maestro, sono ancora allievo. T'ha cazziato prima quindi, ancora diamoci che tu del tu perché a me non... no? E dissi, guarda, succede questo, eccetera, raccontai tutto il fatto e mi disse, ma che commedia è? Dico, non tutti i ladri vengono per nuocere. Dice, ma senti, parlamene perché io non me la ricordo. E gli spiegai tutta la situazione, com'era la vicenda. E lui mi disse, sì, credo di ricordare. Vabbè, senti, fai una cosa, di a questo imbecille della SIAE, no? Che l'autorizzazione ce l'hai. Dico, sì, ma mi serve scritta l'autorizzazione. Certo. No, non ti preoccupare, tu, quando questo ti rompe le scatole... Per essere corretti, televisivi. No? Quando ti rompe le scatole, tu gli dai il mio numero, mi telefona e sistemo io la cosa. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Pazzesco. E va bene, ma quando viene a Rieti? Disse a Rieti: no, non ci verrò mai. Non ci verrò mai. Dico perché? No, una volta, no?
disse: non ci vengo per questioni politiche. Vabbè, chiudiamo qui, chiudiamo, e finisce va la storia. Bene, non c'è problema. Per questioni di politiche. Di fatto non c'è mai venuto. Non c'è mai venuto. È stato coerente. E ringraziami tanto le persone che mi hanno offerto il teatro, ma non me ne frega niente. Dico grazie, arrivederci. Abbiamo chiuso il telefono e dissi: ma io ho parlato con un premio Nobel di una semplicità, di una disponibilità. Umiltà. Umiltà. Una cosa mai, mai e poi mai avrei creduto una cosa del genere. Sono molto felice che sei arrivato a parlare di questo episodio, caro Guido. Perché ci è ricordi... toccata a me. Sì, sono felice che poi vedi, io che facevo riferimento a quella piccola esperienza con la moglie, tu che addirittura ci hai parlato al telefono, però stiamo parlando appunto di un riferimento, di due riferimenti molto interessanti. Beh, due pezzi di storia. Che la dicono lunga su come ci dovremmo relazionare, ecco, quando Dario si parla Fo, di arte. Dario Fo, Franca Rame, Franca Valeri. Oh. Beh, qui mi apri dei cassetti della memoria. Grande teatro, il grande teatro. Sì, sì, sì. Ma all'epoca, teatro. Ripeto, guarda che siamo stati trattati bene anche dalla televisione, perché io mi ricordo moltissimi anni fa, magari c'era ancora la Rai in bianco e nero, io mi ricordo che c'erano degli spettacoli serali che si vedevano, insomma, nelle loro più profonde espressioni. Sai, io ho una cosa, una raccolta a casa di tutti i caroselli in bianco e nero. Ma no? C'hai un patrimonio. Ecco, che mi fu regalata da Ugo Fangareggi, che mi manca tanto. Immagino. Mi manca tanto Ugo. E mi regalò questo cofanetto con tutti i filmati dei caroselli, con tutte le reclame, eccetera. Bene, io me li sono rivisti, Simona. Sono opere d'arte. D'arte. Sono opere d'arte. Sono opere d'arte. Attori famosissimi che stavano, no? Mi ricordo la Brillantina Nalinetti con Cesare Polacco, una voce meravigliosa del teatro italiano. Come no? Poi no? Aveninchi, te la ricordi Aveninchi? No? Come no? Quanto ho amato quella donna, mi piaceva tanto, Aveninchi, che pubblicizzava il pollo, vabbè, Aveninchi, insomma. Inventò, poi c'era inventò le prime trasmissioni di cucina. Aveninchi. Sì, è vero, hai ragione. Che tempi quelli, Macario. Me li ricordo tutti, tutti. Quindi viaggiano un po' con te questi mostri sacri, quando comunque stai Io da bambino, da ragazzo, amavo vedere queste cose in bianco e nero, perché allora c'era il bianco e nero, e mi ricordo per esempio il Mulino del Po, che erano grandi, fiction, no? Allora si chiamano sceneggiati televisivi. Sceneggiati, sì. Ricordo il Mulino del Po, la Freccia Nera, con tanti attori bravi e tante altre cose. Le famose regie di grandi registi, mi sfugge il nome, no? Beh, certo. Forse l'emozione di stare con te mi fa ricordare queste cose. Ricordo per esempio Carlo Alighiero, era il sergente del commissario Maigret, e lui, io in quest'uomo, avevo centrato la mia attenzione, perché aveva una voce particolare, no? Carlo adesso ha una certa età, e tu pensa che dopo tanto tempo ho conosciuto Carlo, gli sono amico, no? Siamo amici da 40 anni con Carlo, no? Con il quale la moglie Elena Cotta, che è un altro mostro sacro del teatro italiano, no? E dopo tanti anni, lì veramente l'emozione di conoscere un mio mito, un mio maestro morale, no? Nel teatro. E da lì poi ho conosciuto tante altre persone fantastiche. Carlo è una persona... Ti racconto un aneddoto. Sì, per favore. Qualche tempo fa, Carlo credo che sia del 1925, quindi ha una bella età. Sì. Ancora recita, eh? Stupendo. Qualche tempo fa dissi a Carlo: Carlo, mi servirebbe un tuo copione che si intitola Il boss di Bocotà, che lui rappresentò a Rieti
con degli attori, con quella che ho detto prima, non me la ricordo, vabbè. Comunque, dopo ripassa. E lui mi disse, Guido, io te lo darei, non ci sono problemi, per carità, però ho intenzione di metterlo in scena fra 5 anni con Ciufoli. Ma pensa te. Io dissi, Carlo, va bene, verrò a vederti al Mandone. E questo è il teatro, questo ti dà il teatro, cioè ti fa vivere, no, nel sogno. A me è arrivato, te lo ti dico. Fa vivere nel sogno. Sì, a parte che ho la possibilità di guardarti negli occhi, ma c'è una profondità incredibile in quello che mi stai passando. Ti ringrazio veramente di cuore, perché non è facile, chiaramente. Poi, sai, siamo partiti da una cosa che apparentemente non sembrava non ti emozionasse, e invece è arrivata la botta tutta insieme. Vogliamo ricordare un po' dei tuoi, comunque, compagni di viaggio, di questa compagnia che ti dà tanti applausi, Guido, che meriti. I miei compagni di viaggio sono tantissimi, perché molti li ho perduti perché qualcuno li ha chiamati in viaggio. E mi commuove molto ricordarli. Ricordo Franco Stella, ricordo Paolo De Sisto, ricordo Luciano Forgini. Come? Ricordo un maestro grande, che era Vincenzo Marchioni, e tanti altri che adesso dimentico. Ma li abbiamo comunque tutti nel cuore, davvero. E questi io ce li ho nel cuore perché sono, diciamo, delle colonne del teatro in vernacolo e del teatro in generale, nostro, sì, nostrano, sì, ragazzi. Sì. Hanno dato insegnamenti, hanno formato attori, sì, e oggi c'è un declino di questa forma teatrale, del teatro dialettale, perché non ci sono più giovani che approcciano a questa disciplina. Ed è un peccato. Sì. Loro hanno fatto grande il teatro, qualcuno lo sta rovinando il teatro. A causa di, secondo te? A causa della massificazione del teatro. Okay. Non c'è più selezione, non c'è più scuola. Sì. Ogni persona che arriva vuole andare in scena. Nel momento in cui non si può andare in scena senza un minimo di scuola, non si può andare in scena se non hai un minimo di talento, non si può andare in scena se non hai una sensibilità, no? Quindi in tutto c'è bisogno della gavetta. Beh, la gavetta non la vuole fare più nessuno. Sì, siamo nel periodo del qui, tutto è subito. Quindi. Ecco, è come la televisione. Prima c'era una televisione di qualità in bianco e nero. Io non, scusa, no? Ma non la guardo più. Adesso la televisione non è diventata una cosa per tutti. Qualche, no? Film capita, no? Sì, ma quando vai a vedere certi film che fanno adesso, no? E vedi certi film del passato, fai inevitabilmente i confronti della qualità che ti propinavano allora, sì, di quella che tu hai, sì, oggi, no? Sì. Quindi, sì, non lo so. Non so, io non voglio essere, per carità, una persona che dice non c'è più cultura, perché io conosco dei giovani che veramente hanno cultura, sono persone preparate, sono persone che... Fanno però riferimento alle cose di cui stiamo parlando dei tempi andati. Esatto. Perché adesso, Guido, parliamoci chiaramente, ma quale scuola mi vuoi citare? Negli anni 2000... Che cosa stiamo proponendo di nuovo? Cioè, appunto, quella cosa che tu chiami la massificazione. Ma guarda, qualcosa di nuovo c'è, qualcosa di nuovo c'è. Ci sono persone che... Allora, no? Bisogna per fare carità. Attenzione, no? Perché ci sono, come tu dicevi, ma arriva il tizio che vuole fare teatro, però non ha capito che lo sta scambiando con un'esigenza che si chiama esibizionismo. Sì. Hai qualcosa da dire attraverso la tua vita? Hai incanalato un'esperienza, un incontro? Hai un aneddoto che ti possa rappresentare in quel momento che ti ha fatto crescere e maturare delle sensazioni, delle emozioni che vuoi anche condividere attraverso lo spettacolo? Io so una, no? cosa, che le persone che arrivano, no, tutte le persone che arrivano, hanno un passato, no, che li ha portati al successo, perché hanno un bagaglio culturale non indifferente.
anche il più popolare, sì. Quando vai a parlare con loro, con questa gente, ti accorgi che veramente sono delle persone che hanno sì. solidità. Sì. Perché se no non arrivi. Sì, te ne non rendi c'è nulla conto da fare. Nel momento arrivi, in cui non arrivi, no. Non arrivi. Ma da una parte è anche giusto così. Quante insomma, comete no? abbiamo visto brillare nello spettacolo sì. e quante non ne vediamo più? Sì, è vero. Quella è la. È vero. No? In battuta finale, perché purtroppo il tempo scappa. E adesso ci stavo prendendo gusto perché saremmo andati verso ecco, gli aneddoti. Ma non ti preoccupare, Guido, che se ci torni a trovare anche tu tra 3-5 anni, che problema sì, c'è? Sì, come magari no. ci sì, parli sì. Di questo Ma spettacolo del tuo amico. Io guarda, ringrazio Dio che ancora sono in piedi. Ma e non lo so. E ci stai benissimo. Ma non diciamo cavolate, per favore. Senti, dov'è che ti vediamo? Dove? Tra quanto? Dove? Senti, io ho un teatro che si chiama il Piccolo Teatro dei Condomini che abbiamo costruito con tanto sacrificio, con tutti i soldini guadagnati, con delle nottate infinite di spettacoli, eccetera, eccetera. E io faccio ovviamente tappa lì, io sto lì, ormai è quello il mio, no? Regno. La mia casa, il mio regno, chiamalo come certo. vuoi. E quindi noi produrremo gli spettacoli sempre lì. Adesso sono 50 anni che facciamo teatro, il gruppo teatrale si è aperto a 50 anni, è molto giovane, non li dimostra. Assolutamente. E vogliamo produrre una serie di spettacoli per quest'anno, durante l'estate produrremo delle rappresentazioni. Adesso, per esempio, dico subito questo, faccio tutta la cronistoria. A giugno andremo al Borgo con la commemorazione del bombardamento, con la commedia di Fallerini, il bombardamento, e lo faremo lì. Poi sempre nel mese di giugno ci sarà un recital sul poeta spagnolo García Lorca. Oh. Poi faremo una commedia in vernacolo di Vincenzo Cenciarelli, che è storica, che si chiama Ricchi tu scappa, che andrà a ottobre. Famosissima, e poi, sì. Poi a dicembre rianderemo al teatro, perché bisogna andare al teatro sì. per presentare una commedia di un autore nuovissimo che si chiama Manlio Faraoni, che ha scritto una commedia in vernacolo originalissima, completamente diversa da quelle che abbiamo visto fino adesso. Di cui non ci puoi anticipare nulla, ovviamente. Dove protagonista sarà il Teatro Flavio, sarà il pubblico, sarà una scena... No? Una scena che è semimontata e dove ci saranno delle voci particolari che arrivano da tutte le parti, e sarà una cosa interessante da andare a vedere. Bene. Dopodiché, no? Penso che mi ritiro. No. Sì. No, non è penso vero, che mi ritiro, non ci credo. Perché quando una persona comincia ad avere una certa età è giusto che vada a... No, ma Guido, no. Ma ci hai parlato dei tuoi colleghi che fanno progetti per il futuro? No, che ma io voglio ritirarmi perché ho bisogno di andare a zappare l'orto, guardare le galline. Ci vai lo stesso, 24 ore come al giorno. Come cincinnato, ma mi certo. ritiro. No, ma quali cincinnati? Tu continua a fare le tue cose, poi vai anche a farti vediamo, ma penso un orticello che... bello, penso che siamo arrivati. Ricco di emozioni. Per favore, non voglio sentirti parlare così, anche perché sennò questi veramente vengono, fanno macello, vengono a picchiarti, te lo dico. Come no? Senti, salutiamoci con una battuta che ti rappresenta, che tu nei momenti un po' particolari della vita ricordi a te stesso. Non esagerare, sii una persona disponibile, non esagerare mai, sii una persona disponibile e ricordati, caro Guido, che l'umiltà è il sale della vita. Grazie, grazie, ne dovremmo far tesoro tutti di queste parole. Guido Marcellini, grazie per essere stato al nostro grazie, salotto, grazie. Ti verremo... ovviamente a vedere, ad applaudire e ad ammirare, come è giusto che sia, perché sei grazie. Un grande uomo. Grazie. Grazie a grazie, te. Grazie, alla prossima. Grazie.